Quest'oggi riunione di capigruppo in comune proprio sul tema Agnesi, quest'oggi un incontro anche con l'assessore Vesco. Cosa è stato deciso in riunione di capigruppo? Ce lo spiega Giorgio Montanari, capogruppo del PD. Tutti i gruppi consiliari del comune di Imperia hanno deciso di unire le forze e di dare anche davanti alla città un'immagine di coesione su un problema che è di tutti, non ha certamente colori o orientamenti. Quindi la questione dell'occupazione, del livello occupazionale da mantenere, della chiusura del mulino, ma non solo, anche dei problemi che anche a causa della crisi interessano i crediti bancari e la produttività di altre aziende che magari non insistono specificatamente sul nostro territorio, sono tutti dei problemi che vanno affrontati in maniera congiunta. Quindi stiamo elaborando una proposta unitaria per presentarci al prossimo Consiglio Comunale del 28, tutti uniti, maggioranza e opposizione, in una comunione di intenti che spero sia in questi casi auspicabile, ricercabile e credo che riusciremo a trovare la quadra per essere tutti uniti. Quanto è importante un'azienda come l'Agnesi per il tessuto sociale della città di Imperia? È fondamentale perché è un'azienda che produce e esporta dal nostro territorio un prodotto che è identificabile con Imperia, con la dieta mediterranea che è un fattore caratterizzante, lo è sempre stato della nostra città, probabilmente non è stato valorizzato abbastanza fino adesso, ma al di là dell'occupazione, che comunque è ovviamente un aspetto importantissimo, le famiglie che quindi di conseguenza ne sono coinvolte, è importante come immagine e come marchio. Quindi la battaglia deve essere portata avanti con tutti i mezzi possibili, cercando fino alla fine di recuperare quello che adesso è stato perso e di scongiurare comunque una chiusura dell'Agnesi, perché no, per la città sarebbe un brutto colpo.